Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo in Ossola, siamo in Piemonte, in provincia di Verbania, esattamente qua siamo a Colloro, nel comune di Premosello Chiovenda. Con me c'è Giuliana. Buongiorno, buongiorno. Oggi abbiamo solamente la mattina libera e quindi ho pensato di venire qui perché vogliamo andare a vedere i posti in cui è stato girato il film di Emanuele Caruso, che è La Terra Buona. Noi siamo partiti mezz'ora fa da Premosello Chiovenda, dove abbiamo lasciato l'auto in un parcheggio gratuito, e da lì abbiamo seguito il sentiero Natura, che è una bella mulattiera fornita di 10 cartelli esplicativi in cui si parla della storia di questo posto e di tutte le sue attività peculiari. È molto interessante. Noi adesso ci mettiamo a visitare un attimino le vie di questo bellissimo borgo e andiamo dritta dritta alla nostra meta, che è Capraga, un bellissimo alpeggio, e ci arriveremo percorrendo un sentiero ad anello passando da Biogno e Sasso Termine. L'itinerario è piuttosto lungo, abbiamo poche ore a disposizione, quindi noi ci mettiamo subito in cammino. Buona visione! Ringraziamo il signor Roberto, che è stato gentilissimo, ci ha spiegato tante cose e ci ha permesso di vedere l'antico torchio chiuso. Ora seguiamo il sentiero A36. Stiamo attraversando un bellissimo bosco di castagni e ce ne sono parecchi che sono molto grossi e sono da innesto. Qui li chiamano arbul. Ci soffia. Dopo mezz'ora di cammino su una bella mulattiera davvero in piedi, arriviamo qui in questo punto panoramico dove c'è la Cappella della Buretta. È stata edificata nel 1965 ed è dedicata a Sant'Antonio Abate. E
dopo pochi metri dalla cappella della Bureta arriviamo all'oratorio di San Bernardo. Siamo a 818 metri di altitudine e qui abbiamo una splendida vista su Biogno e la possibilità di andare invece a Sasso Termine. Noi proseguiamo per Sasso Termine e poi torneremo qui chiudendo l'anello passando da Biogno. Adesso attraversiamo la strada consortile che sale a Capraga e imbocchiamo subito il sentiero. Vediamo quanto è grosso. Ed eccoci a Sasso Termine dopo un'ora e venti di cammino totali da Premusello. Questo posto è davvero un gioiellino, assolutamente da venire, è bellissimo. Adesso proseguiamo per Capraga, danno un quarto d'ora di cammino. Lungo il percorso che stiamo seguendo, se avete notato, ci sono diverse targhette dotate di QR code. In questo modo è possibile sapere tante belle cose sui posti che si visitano. E questa è stata un'iniziativa di Comuniterre. Comuniterre è un progetto avviato nel gennaio 2017 dall'associazione Ars Univco e dal Parco Nazionale Val Grande, con la collaborazione degli abitanti di questi paesi. Il suo obiettivo è la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio. Riguarda un'area che si estende in Val Grande tra il Fondovalle e le Terre Alte e dunque prende il nome Terre di Mezzo. Comprende 10 comuni: Trontano, Beura Cardezza, Vogonia, Premusello Chiovenda, San Bernardino Verbano, Cossogno, Miazzina, Caprezzo, Intragna ed Aurano. Le targhe poste nei punti di interesse sono ben 300, sparse nei vari comuni del progetto. Rimandano al sito web contenente tutte le informazioni. Oltre alle targhe sono state costruite 11 mappe di comunità, una per ogni comune e una per l'intero territorio, e sono scaricabili dal sito web. Per promuovere poi la conoscenza e l'identità di queste terre vi è anche un'importante iniziativa che è il Comuni Tour. Sono passeggiate comunitarie nelle quali gli abitanti rivestono il ruolo di ciceroni. Punto acqua anche qua.
Adesso percorriamo proprio giusto un pezzettino della strada che sale qui a Capraga per scendere a Biogno, passando da un punto panoramico. Là. Pochi metri di strada asfaltata, arriviamo a questo bivio, noi seguiamo il sentiero A36A che passa da un punto panoramico. Quanti bei muri a secco che stiamo vedendo, avranno una lunga storia, quanta fatica. Ed eccoci a Biogno dopo 1 ora e 50 di cammino. Adesso ho un meritato spuntino perché insomma io e la Giulia siamo state brave, ce lo siamo meritato e ci mettiamo qui dove sono state girate le riprese del film. Qui è veramente bello, guardate un po' che l'auto transetto! Dolce e salato, a piacere! Il formaggio della Giulia, i brioche, tutto abbiamo, mamma mia, pure il vino, e il caffè per digerire. Caffè. Il caffè è su qui che va. Per digerire tutto. Vitello. Cincina la nostra, cara, grazie. E ripartiamo per tornare a Colloro. Si vede Lago Maggiore e Montorfano. Siamo arrivati a Colloro in breve. Dopo il circolo parte il sentiero A38 che taglia tutti i tornanti della strada che sale a Colloro. Eccoci qui, siamo arrivati al bivio, andiamo tutto a destra e andiamo verso il ponte di Luet. E rieccoci a Premosello Chiovenda dopo questo bellissimo giro. Purtroppo non ho qui Giuliana per salutarvi perché è dovuta correre a lavoro, quindi chiudo io questa puntata. Dunque, due dati, abbiamo percorso 10 km per 750 metri di dislivello positivo. E questa è un'escursione che appunto è fattibile in mezza giornata, quindi la troverete nella playlist apposta. E ve la consiglio davvero perché, come avete visto, è molto interessante sia dal punto di vista storico che paesaggistico. È stato bellissimo e emozionante andare negli alpeggi dove è stato girato questo film, ma soprattutto perché sono ricchi di storia e i loro muri e ogni pietra parla. Io vi do appuntamento a domenica prossima con un altro video e auguro a tutti buone camminate. Ciao, alla prossima!